Woods ha scioccato tutti nelle ultime puntate. Con il suo comportamento altruista verso Petra e Feliziano, suscita tante domande nei telespettatori. Sarà veramente così? O c'è qualcosa che nasconde? Vi consiglio di guardare il video di queste anticipazioni della promessa fino alla fine, perché vedrete scene imperdibili e rivelatorie. Iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e non perdervi nessuna chicca. Ma cominciamo! L'episodio della promessa riprende dal punto in cui era stato interrotto, mantenendo un'atmosfera carica di tensione. La Marchesa, che inizialmente appare calma e controllata, sembra aver accettato la verità su Feliziano con serenità, ma il suo comportamento lascia trasparire ben altro. Con uno sguardo gelido e risoluto, convoca Pia nella sua stanza. Il silenzio che precede le sue parole rivela il tumulto interiore che prova. La rabbia per l'inganno subito cresce visibilmente e desidera chiarimenti immediati. Pia, trovandosi costretta a difendersi, spiega che all'epoca, quando la Marchesa le aveva chiesto di Feliziano, aveva solo sentito voci e non vi aveva dato troppo peso, seguendo il consiglio della stessa Marchesa: occuparsi solo delle questioni concrete. Nonostante il tentativo di Pia di giustificarsi, la Marchesa inizialmente mostra una certa riluttanza. Il suo viso tradisce una diffidenza che non riesce a mascherare, quasi come se non volesse accettare quella versione. Pia, con calma però, le ribadisce che non ha mai mentito. Ha scoperto la verità solo con la morte di Feliziano, e non prima. Queste parole sembrano finalmente convincere la Marchesa. Cruz, poi, cambia argomento e chiede se tutti i preparativi per il funerale siano stati eseguiti secondo le sue direttive. Pia conferma, e la Marchesa la congeda senza ulteriori discussioni. Una volta rimasta sola, scuote la testa in segno di disappunto, come se la consapevolezza di aver sbagliato la tormentasse ancora. Nel frattempo, fuori dalla tenuta, Alonso si trova accanto al suo cavallo quando viene raggiunto da Manuel. Il padre, preoccupato, lo ferma subito. Vuole riprendere il discorso sulla sua partecipazione al trofeo di volo. Manuel, con una sicurezza quasi ostinata, si dimostra fermo nella sua decisione di partecipare, nonostante le obiezioni dei genitori, soprattutto quelle della madre. Alonso, come qualsiasi padre premuroso, gli ricorda i rischi. La sua preoccupazione è evidente. Manuel ha già avuto incidenti in passato e i recenti avvenimenti di Curro e Feliziano hanno lasciato un segno profondo. Alonso teme che anche Manuel possa finire in pericolo. Ma Manuel, con un sorriso quasi ribelle, gli risponde che volare è la sua passione. Non può rinunciare a ciò che ama. Cerca di rassicurare il padre, ricordandogli che i pericoli esistono sempre, in qualsiasi cosa, persino nel camminare per strada. La vita, secondo lui, non può essere vissuta con il costante timore della morte. Manuel poi cerca di alleggerire il clima teso con il padre Alonso. Gli assicura che vincerà il trofeo di volo e che organizzerà una grande festa alla promessa. Questo gesto strappa un piccolo sorriso ad Alonso, che, seppur preoccupato, capisce che il figlio è deciso e non può fare altro che lasciarlo andare. Nel frattempo, Pia, dopo l'incontro con la Marchesa, si reca nell'ufficio di Romulo. Vuole parlare di ciò che è accaduto con Feliziano. Sedendosi, spiega che non si tratta di un problema legato al funerale, come inizialmente pensa Romulo, ma della reazione della Marchesa alla scoperta che Feliziano fosse figlio di Petra. Pia si sente rimproverata per averle nascosto la verità. Romulo ipotizza che qualcuno abbia rivelato troppi dettagli, ma Pia confida che è stata Petra stessa a confessare. Romulo la giustifica, comprendendo quanto fosse delicato il momento. Come avrebbe potuto Petra nascondere una cosa del genere? Romulo chiede cosa le abbia detto la Marchesa e Pia ammette di aver mentito, raccontando che sapeva solo di chiacchiere e pettegolezzi, senza dare peso alla questione. Si sente in colpa e confessa di temere che la Marchesa stia preparando una punizione per lei. Romulo la rassicura, spiegandole che probabilmente Cruz ha accettato la versione dei fatti perché è credibile, ma la invita comunque a non fidarsi completamente della Marchesa, perché spesso dice una cosa e ne fa un'altra. Mentre tutto questo si svolge, Manuel si trova nell'hangar, intento a preparare la partecipazione al trofeo di volo. In quel momento arriva Hannah. Manuel, sorpreso, le chiede se è lì per pulire e le offre di andarsene per lasciarla lavorare tranquilla. Ma Hannah non è lì per lavorare, bensì per parlare.
Si scusa con Manuel per il suo comportamento e per averlo accusato di essere egocentrico. Manuel, pur accettando le scuse, ammette di aver esagerato anche lui, considerando il periodo difficile che Hannah stava attraversando. Confessa che non era gelosia quella che provava, ma che Abel aveva deliberatamente cercato di creare tensioni tra di loro. Rivela ad Hannah che, quando era partito per cercare Jimena, non trovando Hannah perché era con Maria, aveva chiesto ad Abel di riferirle tutto, ma Abel non lo aveva fatto. Hannah rimane profondamente colpita da questa rivelazione, incerta su cosa credere. Interrompe Manuel, dicendo che non può più sopportare mezze verità, e lo lascia solo, allontanandosi in silenzio. Nel frattempo, nella sala da pranzo della servitù, si discute del funerale di Feliciano quando, inaspettatamente, la marchesa fa il suo ingresso. La sua presenza lì sorprende tutti, poiché considera quel luogo al di sotto del suo rango. La sua visita, però, è legata a qualcosa di estremamente importante. Con tono severo, la marchesa intima a Pia di tacere, accusandola di parlare troppo ultimamente. Poi rivolge un avvertimento a tutti i presenti. Nessuno deve mai dire che Feliciano era il figlio di Petra, ma solo il fratello. Ordina a Romulo di far sapere a tutta la servitù, fino all'ultimo stalliere, che chiunque osi disobbedire avrà gravi conseguenze. Quando se ne va, lascia tutti senza parole, scioccati dalla sua autorità. I marchesi, nel frattempo, si trovano insieme a bere il tè. Margarita si rallegra per il matrimonio imminente, vedendolo come una luce di gioia dopo i momenti difficili. Chiede a Catalina se abbia già fissato una data, ma Catalina, senza fretta, risponde che sta aspettando che Curro si riprenda. Margarita, invece, insiste sulla necessità di preparare una cerimonia grandiosa e sfarzosa, dato che Catalina è la primogenita. Vuole che l'evento sia ricordato da tutti, ma l'eccessivo entusiasmo di Margarita non sembra incontrare il favore di Catalina, che preferisce una celebrazione più semplice e intima. Alonso cerca di rassicurarla, dicendo che loro si occuperanno delle spese, ma Catalina, con calma, chiude il discorso, dichiarando che non ha alcuna fretta. Contemporaneamente, la servitù si riunisce per una cena commemorativa in onore di Feliciano. Lope arriva con una zuppa che Feliciano amava particolarmente. Con tono solenne, Lope racconta che aveva preparato quel piatto per celebrare la guarigione dell'amico, ma il destino ha voluto diversamente. Durante il discorso, ricorda con affetto l'aggiunta di un ingrediente speciale, un tartufo che gli era stato regalato da Vera. Ognuno dei presenti condivide un pensiero su Feliciano, rievocando il suo arrivo e come, inizialmente, lo avessero trattato con diffidenza, per poi scoprire in lui una persona dal cuore buono. Lope, con il permesso di Romulo, prende l'iniziativa di proporre un brindisi in onore di Feliciano, un gesto che sancisce l'inizio della cena dedicata alla sua memoria. Il suo discorso è toccante e ogni persona nella stanza solleva il bicchiere con sincera commozione, ricordando il giovane scomparso troppo presto. Nel frattempo, Cruz si reca da sola da Curro, che sta ancora riposando. Quando Curro si sveglia, è sorpreso di vederla lì, soprattutto perché non la vedeva da prima dell'incidente. Cruz gli chiede come si senta, e Curro, ancora sotto l'effetto dei farmaci, risponde che si sente un po' stordito. Lei gli offre dei biscotti, ma Curro, senza appetito, rifiuta gentilmente. Tuttavia, Cruz compie un gesto che tradisce una freddezza disarmante. Nonostante Alonso avesse chiesto espressamente di non rivelare a Curro la morte di Feliciano per non aggravare il suo stato, Cruz decide di farlo comunque. La notizia colpisce profondamente Curro, che resta sconvolto, visibilmente addolorato. Senza dire una parola, chiede a Cruz di lasciarlo solo e lei, senza indugi, esce dalla stanza. Nel frattempo, Hannah e Vera sono nella loro camera e Vera, ancora soddisfatta del piatto preparato da Lope, non può fare a meno di lodarlo. Confessa con un po' di complicità il suo affetto per il cuoco, forse un po' di parte a causa del loro legame. Hannah sorride, ammettendo quanto siano fortunati alla promessa ad avere Lope come cuoco. Poi Vera rompe il silenzio con una domanda diretta. Chiede se Lope sia mai stato innamorato di qualche donna prima. Hannah, senza esitare, le racconta della storia con Maria Fernandez, proprio come aveva fatto Candela. Vera, incuriosita, chiede se secondo lei Lope sia ancora innamorato di Maria, ma Hannah le suggerisce di chiedere direttamente a lui. Imbarazzata, Vera tenta di nascondere il suo interesse, ma Hannah se ne accorge
e, con affetto, le chiede se le piaccia Lope. Dopo qualche tentennamento, Vera confessa i suoi sentimenti, mentre Hannah la rassicura, ricordandole che non c'è nulla di male nell'amare qualcuno, aiutandola a legarsi il grembiule con un gesto affettuoso. Nella cucina, Simona è seduta con sua figlia Virtudes, discutendo delle sue creazioni culinarie. Le offre un piatto preparato da Lope, spiegandole con entusiasmo il motivo dietro la scelta del tartufo, che aggiunge un profumo e un sapore unici al piatto. Poco dopo arriva Catalina e Simona chiede a Virtudes di portarle una sedia. Catalina si siede e Virtudes inizialmente non la riconosce, ma Catalina le ricorda di quando giocavano insieme da piccole nel giardino della tenuta. Virtudes, colpita dai ricordi, si rallegra di rivederla alla promessa e Catalina esprime la sua gioia per il loro incontro, lodando Simona per essere una madre straordinaria. Catalina parla del bel rapporto che ha con lei, ammettendo di stimarla profondamente. Virtudes si mostra sorpresa nel vedere Catalina tra la servitù, poiché solitamente le signore non frequentano i piani bassi. Catalina, con la sua solita umiltà, risponde che non ha mai sopportato le rigide usanze della nobiltà, specialmente quelle che marcano le differenze sociali. Simona conferma, raccontando che Catalina aiuta spesso, soprattutto quando c'è bisogno di affrontare situazioni difficili. Simona poi le offre qualcosa per fare colazione, ma Catalina accetta solo un caffè, dicendo che ora deve mantenersi in forma per il matrimonio imminente. Simona, sorpresa dalle sue parole, si emoziona e le due donne si abbracciano con affetto. Anna e Abel, nel frattempo, si dirigono preoccupati verso la stanza di Curro, dopo che un lacchè li ha informati che non stava bene. Appena entrati, Abel si rende subito conto che i battiti di Curro sono accelerati e Hannah, visibilmente in ansia, cerca di calmarlo. Non sanno che Cruz gli ha rivelato della morte di Feliciano, causando un attacco di panico a Curro. Abel, rapido, gli somministra la medicina per aiutarlo a tranquillizzarsi. Fuori dalla tenuta, Alonso torna da una passeggiata a cavallo. Quando scende, Romulo si avvicina e lo informa che il funerale di Feliciano si è svolto senza intoppi, proprio come aveva ordinato la Marchesa. Alonso lo ringrazia, ricordando con affetto Feliciano come un ragazzo di buon cuore che non meritava una fine così tragica. Ritorna poi sull'incidente, raccontando a Romulo di essere stato sul luogo insieme a Manuel, ma di non aver capito cosa sia andato storto. Romulo, con un tono grave, confida ad Alonso di avere dei dubbi sull'incidente e dice ad Alonso di avere un foglio su cui ha tracciato uno schizzo dettagliato. Ha osservato attentamente tutti i presenti durante la battuta di caccia e ha notato che ognuno era al proprio posto, ma qualcosa non torna. Alonso, colto da un senso di inquietudine, chiede di vedere il disegno. Romulo, con un'espressione seria, gli risponde che lo ha lasciato nel suo ufficio e che potrà mostrarglielo appena torneranno insieme. Nel frattempo, Curro, dopo aver preso il calmante, sembra essersi tranquillizzato. Poi, in un momento di lucidità, rivela ad Abel e Hannah che è stata sua zia Cruz ad informarlo della morte di Feliciano. La rivelazione lascia i due giovani increduli. Abel e Hannah, infatti, non avevano intenzione di nasconderglielo per sempre, ma volevano proteggerlo, temendo che la notizia potesse peggiorare la sua condizione. Curro, però, si mostra contrariato, ringraziando Cruz per avergli detto la verità e accusando gli altri di aver cercato di ingannarlo. Hannah si giustifica, spiegandogli che lo hanno fatto solo per il suo bene, per evitare che succedesse esattamente ciò che è appena accaduto. Tuttavia, le parole non sembrano placare l'animo di Curro. Colpito dal dolore, inizia a incolparsi della morte di Feliciano e torna ad agitarsi. Abel, preoccupato per il crescente stato di agitazione di Curro, cerca di calmarlo e gli somministra un'altra dose di calmanti, sperando di tranquillizzarlo. Altrove, Catalina si trova con Pelayo. Con uno sguardo dolce, mostra a Pelayo un vecchio spartito di una canzone, spiegandogli che quella era la preferita di sua madre, che amava suonarla al pianoforte. Catalina rivela il desiderio di farla suonare come marcia nuziale. Pelayo, con un sorriso affettuoso, acconsente, dicendole che per lui va bene qualsiasi cosa desideri lei, mostrandosi comprensivo e rispettoso dei suoi sentimenti. Subito dopo, i due tornano a parlare dei consigli di Margarita e del padre di Catalina. Lei confessa di essersi sentita a disagio e chiarisce che non vuole interferenze nelle preparazioni del matrimonio. Vuole che sia una cerimonia semplice e intima,
lontana dalle fastosità che le sono state suggerite. Pelayo, d'accordo con lei, assicura che la loro volontà sarà rispettata e che nessuno imporrà le proprie decisioni. Entrambi sono fermamente decisi a organizzare il matrimonio secondo i loro desideri. Nel frattempo, Hannah si trova a piegare dei panni quando viene raggiunta da Maria Fernandez. Maria, con un misto di ansia e gioia, le confida di avere una grande notizia da darle, nonostante non condividano più la stessa stanza. Maria le rivela che ha deciso di sposare Salvador e che ha già parlato con Pia. Non vuole più aspettare e desidera farlo subito. Con un sorriso emozionato, chiede consiglio ad Ana su come dirlo a Salvador. Ana, divertita e felice per l'amica, le risponde che la cosa più semplice è andare da lui e dirglielo direttamente. Ma Maria, in preda all'emozione, decide di scrivergli una lettera e per questo chiede l'aiuto di Hannah, volendo che la lettera sia perfetta, senza errori. Hannah accetta con entusiasmo e Maria, felice per l'aiuto ricevuto, le dà un bacio affettuoso come segno della loro sincera amicizia. Allo stesso tempo, Salvador si trova in cucina con Lope, cercando consiglio su come chiedere a Maria di sposarlo. Lope, pratico come sempre, suggerisce di scriverle una lettera, ma Salvador rifiuta immediatamente l'idea. Sa bene che a Maria piace parlare e teme che una semplice lettera possa deluderla. Preferisce farle una dichiarazione di persona, con tutto il cuore, proprio come Maria si aspetta da lui. Salvador, riflettendo su come dichiararsi a Maria, pensa all'idea di offrirle un anello come simbolo del suo amore. Tuttavia, Lope, con la sua saggezza pratica, esprime dei dubbi, ricordando come una simile proposta tra Pelayo e Catalina non fosse andata inizialmente come sperato. Salvador, però, ribatte che, nonostante gli inizi difficili, la loro storia è comunque andata a buon fine. Dopo una breve discussione, i due concordano sull'idea dell'anello, con Lope che conclude con un sorriso dicendo che l'importante è che sia Salvador a fare la proposta, e non qualcun altro. Salvador scoppia a ridere, suggerendo scherzosamente che l'altro potrebbe essere proprio Lope, visto la cotta che si era preso per Maria in passato. Nel cortile, Virtudes siede sola, immersa nella lettura delle lettere che sua madre aveva ricevuto. Credeva che fossero state scritte da lei e suo fratello, ma ora sa che il vero autore era Don Carlos. Le parole, dolci e sentite, la fanno sorridere, ma allo stesso tempo la commuovono. In quel momento, Hannah la nota e, vedendola così presa, decide di sedersi accanto a lei. Le chiede come stia e nota subito quanto quelle lettere abbiano toccato Virtudes. Hannah le dice che, nonostante tutto, è importante che ora sia lì, vicino alla madre, e che quest'ultima non porta rancore verso nessuno. Alla promessa, sua madre è apprezzata da tutti, non solo dai membri della servitù. Intanto, Alonso entra furioso nella stanza di Cruz. Chiede spiegazioni sul perché abbia rivelato a Curro la morte di Feliciano, mettendo così a rischio la sua salute. Cruz, con il suo solito atteggiamento distaccato, sminuisce la questione, dicendo che Curro sta bene e che non credeva fosse necessario mantenere il segreto come se fosse una questione di Stato. Ma Alonso, furibondo, non accetta la sua giustificazione e le fa notare la gravità del suo gesto. In quel momento, Manuel fa il suo ingresso, pronto a partire, per salutare i genitori prima della sua gara. Cruz, sorpresa dalla sua determinazione, non pensava che avrebbe davvero agito senza il loro consenso. Cerca l'appoggio di Alonso, ma lui, dopo una breve esitazione, decide di non intromettersi, lasciando Manuel libero di prendere la sua decisione. Manuel ribadisce che non stava chiedendo il permesso, ma semplicemente informando della sua partenza per la gara. La tensione nella stanza cresce quando la marchesa, in un gesto d'autorità, si alza e con voce ferma annuncia che Manuel non partirà. Come sempre, dovremo attendere i prossimi episodi per scoprire come si svilupperanno gli eventi. Siamo come tutti i giorni già a lavoro sul prossimo episodio. Se volete vederlo, scrivete "lo voglio" nei commenti ed esprimete un vostro pensiero riguardo all'episodio. Iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati. Vi do un abbraccio e un arrivederci al prossimo video.